nostro diario, facciamo un piccolo salto, andiamo al numero 141, sempre del primo quaderno. Facciamo un breve riassunto della ciò che vi è in mezzo. Abbiamo lasciato Suor Faustina che più volte ci ha ripetuto l'importanza della direzione spirituale, ci ha mostrato come i passi che lei sta facendo all'interno di questo incontro speciale con il Signore sono passi fatti con l'incertezza, fatti nell'umiltà, quasi nella diffidenza di se stessa. Ci ha mostrato come non sempre il ricorso a coloro che ti stanno accanto siano particolarmente felice, non viene spesso compresa, spesso le vengono imposte anche delle soluzioni che non sono secondo il cuore del Signore. In tutto questo il Signore continua a ripeterle: io sono con te, non temere, io ti incoraggio, io ti sostengo, usando anche di quei sacerdoti che magari non avessero tutti i carismi per discernere questo fenomeno, ma perlomeno piano piano hanno aiutato anche la povera Suor Faustina a non demordere da questa sua particolare vocazione. C'è un passo da cui vorrei partire, lo trovate al numero 135, dove Suor Faustina riceve una particolare parola da parte del Signore, dove c'è scritto: rispose al Signore ancora una volta, sono la miseria personificata, come posso essere una vittima? Suor Faustina riceve una vocazione a essere un'anima vittima. L'anima vittima, qui si dovrebbe fare tutto un discorso un po' complesso di spiritualità, di mistica, che era molto in voga fino praticamente agli anni 40, che è quello della spiritualità vittimale, cioè anche Padre Pio, Gemma Galgani, tutta una serie di santi, soprattutto del Novecento, si sono in certo qual modo configurati all'aspetto vittimale espiatorio del Signore, soprattutto legato all'aspetto eucaristico, legato alla passione. E un'anima vittima espia al posto di qualcun altro. Il Signore prende sul serio una donazione di questo genere, ecco perché è necessario sempre avere una guida spirituale, perché nella vita spirituale le cose si fanno seriamente, non si può fare le cose, potremmo dire, a pancia, perché lui ti prende sul serio, però poi devi sapere gestire la cosa. Ecco, in questo caso il Signore risponde a Suor Faustina: oggi questo non lo comprende, domani te lo farò comprendere durante l'adorazione. Cioè Suor Faustina vede all'interno della sua vocazione di essere apostola della misericordia come l'amore di Dio chiami i suoi apostoli a intercedere in modo specifico per coloro che necessitano quella misericordia. Se voi prendete la novena che il Signore suggerisce a Suor Faustina nel nove giorni, ogni giorno c'è una schiera di soggetti per i quali lei prega.
Questo è interessante perché noi potremmo chiederci: tu per chi preghi? Per chi intercedi? Noi abbiamo spesso preghiere buone, ma sono preghiere generiche. Preghiamo per la pace, preghiamo, non so, per la conversione del parroco, ma quella è un po' più specifica. Preghiamo, non so, per questi ammalati. Però bisognerebbe avere un volto, avere, non dico un nome, ma perlomeno un'inquadratura. Perché? Perché più specifica è la preghiera, più la tua responsabilità di atto di carità diventa sempre più incisiva. Perché ti fai carico di quella situazione? E allora lui dice: ma sono tante le occasioni per cui pregare. Certo, ma per questo che il nostro Signore ti ha dato 24 ore. Mica ti ha dato 24 ore per niente. C'è delle ore fatte per il sonno e le altre ore sono fatte per la preghiera. Fra una preghiera e l'altra uno lavora. Noi invece abbiamo un'inversione di elementi. Lavoro e ogni tanto mi ricordo del Signore, no? Perché la lettera ai Tessalonicesi dice di pregare interrottamente. Ovviamente non pretenda mica che ci sia una preghiera continua, nel senso che ci sia una preghiera strutturata come in alcuni momenti liturgici o di orazione privata, ma pregare incessantemente è un comando del Signore. Dunque, il tuo lavoro è la parentesi fra una preghiera e l'altra. Al di là di questo inciso, vogliamo proprio introdurci nell'aspetto della preghiera. Tralascio il discorso dell'amore puro, perché dovrei spiegare un paio di cose e non è il momento adatto. Lo faremo, ma non ora. Ecco, vorrei proprio iniziare col numero 146, la preghiera. Sor Faustina ci insegna cos'è la preghiera. Ci siete? Sempre 146 sono i numeri che trovate nel diario a fianco. La preghiera. Dice Sor Faustina: con la preghiera l'anima si prepara ad affrontare qualsiasi battaglia. In qualunque condizione si trovi un'anima, deve pregare. In qualunque condizione. Questo va contro a quello che sempre noi sosteniamo, che ma il Signore accetterà le mie preghiere se sono in peccato. Non ho pregato con intensità, non ho pregato con un'attenzione, mi sono distratto. Il Signore, gli piace questa preghiera? Sor Faustina taglia corto. In qualunque condizione si trovi un'anima, deve pregare. Deve pregare l'anima pura e bella, perché diversamente perderebbe la sua bellezza. Deve pregare l'anima che tenda alla purezza, altrimenti non vi giungerà. Oh, finalmente qualcuno lo dice chiaramente. L'aspetto della purità del cuore, che non è solamente la dimensione della morale fisica, tutto ciò che concerne l'aspetto della corporeità, della sensibilità, dell'esercizio della propria sessualità, non solo nell'atto, ma nel modo con cui ci si relaziona nel mondo. Ma la purezza del cuore è la purezza di una sorgente
a cui tu ti puoi abbeverare. Non vi sono doppi fini, doppi sensi, doppie parole, vi è una onestà in ciò che tu fai. E questa è una grazia che solo lo Spirito Santo ti può dare. Tu puoi usare dei mezzi, ma solo lo Spirito Santo può darti la purezza del cuore. Deve pregare l'anima che si è appena convertita, diversamente cadrebbe di nuovo. Deve pregare l'anima peccatrice, immersa nei peccati, per poter risorgere. Oh, finalmente qualcuno lo dice spesso esplicitamente. Se sei in peccato, prega. Quando ero in seminario, tra le tante cose che ci dicevano, vi è un detto: quando le cose vanno all'ingiù, pensa di meno, prega di più. Ma è vero. Perché? Perché quando le cose vanno all'ingiù, tu sei lì che ti crogioli e dici perché, per come, devo fare così, devo fare colà, ti abbatti, i pensieri negativi prendono il sopravvento nella tua coscienza. Lascia perdere. Quando le cose vanno all'ingiù, che è il periodo della desolazione, pensa di meno, non nel senso che non devi avere un pensiero, ma pensa di meno, non ti crogiolare, prega di più. Perché la preghiera dice affidamento, dice confidenza, dice speranza, dice risurrezione. E lo deve fare l'anima peccatrice, perché non può rimanere passiva. Il vero problema dell'uomo moderno è che è totalmente passivo. E non c'è anima che non abbia il dovere di pregare, poiché ogni grazia arriva tramite la preghiera. Quando ti accorgi che la tua preghiera sta prendendo corpo? Quando incominci a sentire la fatica, quando incominci a sentire la resistenza, quando incominci a sentire qualcosa sta crollando, quando senti l'assedio intorno al tuo castello, lì ti rendi conto che la tua preghiera sta prendendo corpo perché il nemico attacca. Il nemico attacca perché sa che tu stai diventando pericoloso. La preghiera non è efficace perché ti senti bene, la preghiera non è efficace perché ti senti trasportato nella preghiera. Voi pensate che tutti i monaci che dicono il breviario siano tutti quanti in estasi ogni volta che fanno un tono di un salmo? Scordatevelo. Voi pensate che coloro che si mettono, l'eremita che si mette in preghiera, viene assorbito dall'amore di Dio ipso facto? Non è vero. C'è tutta una resistenza. Dov'è la grandezza dell'orante, della fedeltà? Che nonostante tutto, i propri peccati, le distrazioni, le resistenze, le cose che non vanno, ciò che si inceppa, tu continui a farlo. Ricordo, dice Sor Faustino, che la luce l'ho ricevuta in massima parte durante l'adorazione di mezz'ora, che facevo ogni giorno durante tutta la Quaresima, stando distesa a forma di croce davanti al Santissimo Sacramento. Ora non mi aspetto che aprendo la chiesa trovi i parrocchiani distesi a forma di croce dinanzi al Santissimo Sacramento. Primo perché il pavimento è gelido, secondo perché prenderei un infarto. Però è interessante che fra tutte le preghiere che Suor Faustina poteva suggerirci, ci suggerisce l'adorazione. E attenzione, ci dà un tempo, mezz'ora. Perché il tempo di una mezz'ora dinanzi al Santissimo Sacramento è una mezz'ora ben pensata.
La mezz'ora è costituita da quattro grandi movimenti. I primi due sono il primo e l'ultimo, inizio e conclusione, che sono quelli più difficili, perché l'inizio devi far tacere ciò che è del mondo interiore. Per cui ci vuole, ti devi fermare, non devi avere libretti, possibilmente non devi chiudere gli occhi, cosa che noi facciamo sempre dinanzi al Santissimo Sacramento. Perché se tu chiudi gli occhi, si scatena la tua fantasia all'interno. Quando facevo l'esorcista, se c'era una cosa che io impedivo, la chiusura degli occhi, perché la persona deve rimanere, per quanto è possibile, cosa non succedeva, pazienza, cosciente di quello che stava succedendo. Non deve essere passiva, deve pregare con me. Per cui il fatto di chiudere gli occhi ci sembra di raccoglierci, ma in realtà ci disperde. Noi dobbiamo quei pochi minuti prendere consapevolezza di cosa stiamo facendo. Come si fa? Si guarda il Santissimo Sacramento e si incomincia a respirare più lentamente. Possibilmente si può ripetere una frase biblica che può aiutare la concentrazione. Signore, alla tua luce vediamo la luce. Ti amo, Signore, mia forza, mio scudo, mio liberatore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Una qualche frase biblica che ti aiuti a concentrarti. Vedrete che in giro di un paio di minuti la vostra mente si sgombra. Questo è l'introduzione. Poi si parte con l'ascolto, ma l'ostia non parla. Ne sei certo? È ovvio che l'ostia non parla, perché altrimenti sarebbe miracoloso. Ma il Signore parla attraverso il suo spirito. Ascolta quello che Lui ti dice. E allora parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. E fai silenzio. Qualche minuto, poi inizi a lodare il Signore, a ringraziarlo per la sua infinita misericordia, perché Lui è lì, perché io sono qui e sono qui così come sono. Poi si intercede, quindi abbiamo una introduzione, l'ascolto e si apre la lode. E poi c'è l'intercessione, ciò per cui tu stai pregando. Come si conclude? Si conclude affidando tutto a Lui. Il Padre nostro è la preghiera più congeniale. Questo si può fare sia con il Santissimo solennemente esposto, sia con le visite in chiesa. L'adorazione eucaristica è una preghiera straordinaria. Se una comunità cristiana rimette al centro l'Eucaristia celebrata e adorata, facciamo tremare l'inferno. In quel tempo conobbi più a fondo me stessa e il Dio, anche se per fare quella preghiera incontrai molti ostacoli, nonostante avessi il permesso dei superiori. L'anima deve sapere che per pregare e perseverare nella preghiera deve armarsi di pazienza e superare coraggiosamente le difficoltà esteriori ed interiori. Quali sono le difficoltà interiori? Ce le dice Sor Faustino. Lo scoraggiamento, l'aridità, l'indolenza, le tentazioni. Quindi non solo deve l'anima disporsi a una preghiera confidenziale
armandosi di pazienza, ma anche di coraggio. Pazienza e coraggio per affrontare le difficoltà interiori, che sono lo scoraggiamento. Mi sembra che non serva a niente. Ma la mia preghiera è vuota. Aridità. Non sento niente. Benvenuto nella vita reale. Nella vita reale non si sente niente. L'indolenza. Ma sì, vabbè, non faccio mezz'ora, mi faccio 10 minuti, tanto è lo stesso. Non è lo stesso. È come chi mi diceva, vabbè, basta un'Ave Maria ben detta. Sì, come preghiera di Ave Maria basta una, ma non è il rosario, è un'altra cosa. È come se io dicessi all'inizio della messa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Beh, date in pace. Ho già detto tutto. Anzi, aggiungo la raccolta delle offerte, visto che ci siete. Almeno questa la facciamo. Non si può essere così minimalisti. L'indolenza ti porta a cercare sempre le vie brevi, i bignami della vita spirituale. Scoraggiamento, aridità, indolenza e tentazioni, perché il nemico ci lavora. Ma poi ci sono anche quelle esteriori, il rispetto umano, cosa diranno gli altri, vai sempre in chiesa, ma basta. La necessità di rispettare i momenti destinati alla preghiera, e mica sempre. Facciamo un esempio, se stiamo pregando insieme il vespro e arrivasse qualcuno a fare una preghiera di lode ad alta voce, aspetta, prima finiamo il vespro, poi pregherai ad alta voce, ci vuole un ordine. Io stesso ho sperimentato che se non dicevo le preghiere nel tempo stabilito, dopo non le dicevo più, verissimo questo, perché i doveri me le impedivano. E seppur le dicevo, ciò avveniva con grande fatica, perché il pensiero andava ai doveri da compiere. La fatica di essere sul pezzo. Mi è capitato anche questa difficoltà. Se l'anima aveva recitato bene le preghiere e ne era uscita con un profondo raccoglimento interiore, gli altri la contrastavano per tale raccoglimento. Perciò ci vuole pazienza per perseverare nella preghiera. Quindi non solo le tue difficoltà, ma ci si mette in mezzo anche qualcun altro. Più di una volta mi è capitata una cosa di questo genere. Quando la mia anima era profondamente assorta in Dio e aveva riportato maggior profitto nella preghiera, e la presenza di Dio l'aveva accompagnata durante il giorno e sul lavoro aveva dimostrato più attenzione, più esattezza, più impegno, quindi sembrava che va bene, insomma, no? Proprio allora ho avuto il maggior numero di rimproveri, con l'accusa di essere negligente, indifferente a tutto, e questo perché le anime meno raccolte vogliono anche che le altre siano come loro, perché costituiscono per loro un rimprovero continuo. Si spiega da sé. Ho voluto fare questo piccolo salto rispetto alla lettura continua perché mi pare che siano insegnamenti molto concreti che ci preparano a vivere un tempo bello come questo della Quaresima, in cui questa catechesi viene espressa. Sono indicazioni concrete: adorazione eucaristica, pazienza e perseveranza nella preghiera. Cioè, prendiamo sul serio la nostra vita spirituale.
Prendiamo sul serio la preghiera cristiana, perché la preghiera cristiana, come atto di confidenza nell'onnipotenza di Dio, nella sua infinita misericordia, nella sua bontà eterna, può realmente cambiare il mondo. Vi ricordate quando Giovanni Paolo II, quando scoppiò la guerra a Sarajevo, chiese ai bambini di pregare il rosario per questa intenzione? Chiese ai piccoli, ai fragili. Ebbene, il mondo ha bisogno di cristiani oranti, il mondo ha bisogno di anime che brucino di Spirito Santo, il mondo ha bisogno di fedeli, non che siano perfette, ma che sappiano confidare nella misericordia per intercedere per altri. Viviamo in tempi difficili, di confusione, di divisione, di discordia, di guerra. Tutti sono preoccupati per la guerra, ma nessuno si opera per la pace. E la pace non può venire solo dall'assenza di colpi di cannone. La pace inizia dall'uso delle parole, inizia da decisioni concrete, inizia da una guarigione del cuore. Perché le guerre sono sempre quelle tra fratelli, a cui dobbiamo noi cristiani pregare perché si sciolga tutto ciò che impedisce la riconciliazione tra fratelli. Dobbiamo pregare per le nostre famiglie, dobbiamo pregare per i nostri ragazzi, che abbiano un futuro che noi abbiamo rubato loro. Dobbiamo pregare per la Chiesa, per l'unità della Chiesa, al suo interno e al suo esterno, pregare per i ministri della Chiesa, perché al di là della povertà del singolo, percuoteranno il pastore, si disperderà il gregge non sussiste senza il pastore, con buona pace di tanti. Ecco perché siamo qui, per apprendere da un'anima bella, semplice e pura come quella di Suor Faustina quanto il Signore le ha suggerito. In modo particolare vi chiedo di rileggere questi numeri semplici sulla preghiera, magari buttare giù un piccolo decalogo o qualcosa che vi possa concretamente aiutare, magari un solo punto. Per vivere questo dialogo, per far sì che sia un ponte di praticità nella vita cristiana. Il Signore ci aiuti a mettere in pratica queste buone osservazioni.